Un appuntamento che non può mancare, quello alla piccola comunità cristiana della Striscia di Gaza, che nell'ultima domenica di Avvento ha celebrato il suo Natale, una delle tante piccole parrocchie della Terra Santa, forse la più sofferente ed isolata, che si è voluta riunire intorno alla delegazione del Patriarcato Latino, giunta per un momento di condivisione e gioia. Siamo venuti a Gaza per celebrare con la comunità cristiana in questa parte di Terra Santa il Natale, ma anche per ricordare la festa della Sacra Famiglia. Una giornata di festa che ha raccolto grandi e piccini, gli scout ad accogliere la delegazione, una santa messa presieduta dal vicario patriarcale per Israele, Monsignor Marcuzzo, che non ha fatto mancare il proprio sostegno, la Chiesa prega per voi, vi aiuta e vi ama, ed una rappresentazione della Natività fatta dai più piccoli. Il bambino di Betlemme è così sorgente di pace e di speranza. Il nostro messaggio per il Natale è sempre quello di nostro Signore Gesù Cristo, il perdono, la pace e la gioia per tutti quanti e anche per gli abitanti di Gaza, perché sono oppressi da anni e non vedono speranza. È stata una bella giornata, di grande sostegno morale per noi. A Natale tutti quanti vengono qui per partecipare con noi, con gioia, alla celebrazione in chiesa. Il nostro messaggio è di pace e d'amore per tutta la gente che si trova qui a Gaza. Se c'è progresso, c'è vita, amore e cooperazione. Con queste parole il vicario patriarcale ha voluto sottolineare l'importanza dei lavori di restauro e sviluppo di numerose opere attuate nel 2016. Il nostro messaggio è chiaro, rimanete qui. Noi siamo qui e vogliamo che rimaniate qui. Perché la Santa Famiglia, durante la fuga da Betlemme in Egitto, passò da Gaza e noi vogliamo che la piccola famiglia cristiana, quello che ne rimane, il piccolo gregge di Gaza, vogliamo che rimanga, perché non vogliamo perdere la presenza cristiana. Quindi siamo qui, eravamo qui e vogliamo che rimaniate qui. Volti felici, quelli che si incontrano nella piccola, provata ma coraggiosa, comunità di Gaza City, che ha celebrato insieme, ancora una volta, un altro Natale di speranza, nonostante tutto. Il messaggio di Natale a questa comunità e alla parrocchia di Gaza è che voi siete nel cuore della Chiesa, non siete dimenticati e mai vi dimenticheremo. ننساكو أبداً أبداً.